Il mio turno. A gran voce la folla chiede a Klein di far entrare in campo Jan come corridore e forse è una buona idea. Chissà se Klein ha intenzione di accontentare il pubblico. Signor Red, stiamo per arrivare. Devo continuare? Bene. Solo Peter Curtis o Bill Thunder saprebbero affrontare la scivolata killer. Tommy, non credo proprio che tu sia il tipo che si aggrappa ancora alla scivolata killer una volta che è stata sconfitta. Come la prenderanno i giocatori della Pacific League? Proviamo a sentire qualche opinione in merito ad un'eventuale entrata in gioco di Tommy Young. Ci dica, Rod, la Pacific League ha paura di trovarsi di fronte alla tecnica della scivolata killer? Bene, io non credo che Tommy userebbe questa tecnica, ma nel caso lo facesse sarebbe l'occasione per verificare la sua validità, visto che è sempre stata molto discussa. Vorrei tanto sapere che cosa si prepara per Tommy. La folla insiste, ma ci sono scarse possibilità che Klein l'accontenti. L'allenatore Klein non vuole decidersi, ma esisterà un modo per impiegarmi. Che diavolo si saranno detti lui e Wembley? Fate correre Tommy! Tommy! Cambiate! Tommy! C'è un segreto. Ci deve essere. E io sono sicuro che questo segreto si nasconde nel palmo della mano destra di Tommy. Ascolta, Klein, che cosa ne dici di utilizzare finalmente Tommy? La gente insiste perché tu lo faccia entrare. Non hai motivo di preoccuparti della scivolata killer. Dal momento che solo Peter Curtis può bloccarla, penso che i giocatori della Pacific potrebbero abbandonare in fretta la partita. No, Jenner, non sto pensando di usare lui come battitore d'emergenza. Abbiamo in mente un'altra strategia per il ruolo di Tommy Young in questa partita. E cioè? Non conosco le vere intenzioni di Wembley, ma so che nei suoi occhi c'è qualcosa. Salve, Klein. Oh, Wembley, come va? Non c'è male, grazie. Scusami se ti disturbo, ma ho bisogno di scambiare due chiacchiere con te. Desidera, signore? Caffè, grazie. Sì, signore. Certo, è un grosso impegno allenare la squadra per gli All-Star Games. Infatti sono molto stanco, ma è naturale. Ho passato tutta la giornata pensando a una sola cosa: come usare in egual misura tutti i giocatori. Mi sono sforzato di riuscirci, ma ho avuto parecchi dubbi. Beh, per quello che riguarda i miei giocatori, ti consiglio di non affaticare troppo il cervello. Utilizzali pure quanto vuoi e come vuoi, e non farti troppi problemi. Grazie, Wembley. Le tue parole mi fanno star meglio. Klein, c'è qualcosa che ti voglio chiedere. È una cosa a cui tengo molto e vorrei che tu la considerassi come una richiesta personale. È una questione che riguarda Tommy Young. Come saprai, è uno dei giocatori della mia squadra. Ecco, io vorrei che non fosse lui il battitore. Ti spiego anche perché. Se non userà la scivolata killer, diranno che non gioca seriamente. Ma se la userà per dimostrare che non ha paura, metterà in pericolo i giocatori della Pacific League. Ritengo inutile e di cattivo gusto correre questo rischio. Ho capito perfettamente. È importante sapersi ritirare da una situazione con dignità ed è un comportamento nel tuo stile. Grazie, Klein. Ma la cosa importante è andare avanti comunque. Ed è proprio per questo motivo che io voglio chiederti un'altra cosa molto importante. Klein, per favore, ti chiedo di usare Tommy come difensore del campo esterno. Non rifiutare, ti prego. Per ora la Pacific ha la possibilità di fare punti. Cosa? Ma vedi, Wembley, Tommy Young ha il braccio sinistro gravemente lesionato. E quindi se riesce a prendere la palla, non è poi in grado di ribatterla al lanciatore. Se mi credi, senza bisogno di fare domande, ti prometto che vedrai un grande spettacolo proprio in questa partita. Ti chiedo di darmi fiducia, Klein. Ma io... L'esterno destro Rip Ferris ha preso la palla. La situazione attuale è di 3 out. La Central League rischia di non fare risultato in questo inning. Mentre parlavo con Wembley, notavo la serietà del suo atteggiamento. Mi sono tornati alla mente i giorni in cui giocava. Farò quello che vuole lui, senza domandargli nulla. Come mi userà? Cosa gli avrà detto Wembley?
Rip Ferris si sta scagliando a gran velocità verso la terza base. Si tuffa sulla terza base, salvo. Ford si ferma e scaglia indietro la palla. Lester si precipita alla prima base. L'ultima offensiva della Pacific League durante il nono inning si è tradotta in una grossa chance. Rip Ferris, un corridore veloce, è avanzato alla terza base. È un'opportunità per fare punteggio con un volo dal campo esterno e il prossimo battitore è Peter Kazan della squadra dei North. Non possiamo non rilevare che la Central è in grossa difficoltà. Vedrai, bisognerà aspettare il momento in cui la Central League riuscirà a realizzare un punteggio. O la va o la spacca. È il momento. Ecco dai! L'allenatore Klein. Forse sta per cambiare il lanciatore. Tommy Young in posizione destra. Ah! Che cosa significa? Non capisco perché chiama me in posizione destra. Ma che ti succede, Tommy? Non mi hai sentito? Ma io non... Vai, Tommy. Questo è un ordine dell'allenatore Wembley. Un ordine di Wembley? Vado subito, signore. Sei pazzo, Klein! Non puoi mettere Tommy come esterno! Non è in grado di difendere la posizione! Klein sta facendo un gioco sporco! Vuole che Tommy faccia brutta figura per umiliare i Giants! Usare in questo modo Tommy Young è veramente assurdo, se non ridicolo! Non l'avrei mai immaginato. Wembley è davvero uno che ama il rischio. La Pacific League ha quasi conquistato un punto. Non capiamo come la mossa di Klein possa capovolgere la situazione. Aspettate la fine della gara. Un televisore! Ehi, c'è un televisore qui dentro! Voglio un televisore immediatamente! Mi scusi, signore. Possibile che non ci sia! E questo che cosa significa? Sto ripensando alle parole che ci ha detto prima, signor Wembley. Non so a che tipo di spettacolo assisteremo, ma sicuramente nessuno di noi avrebbe mai immaginato una mossa del genere. Sarà persino troppo facile approfittare di questo uso singolare di Tommy Young. Basterà che il battitore miri a destra e... Vi consiglio di seguire lo svolgimento della gara e di evitare qualunque previsione troppo facile. Al momento giusto esploderà la bomba che io e Klein abbiamo innescato. Ma insomma, quale bomba? Non potremmo dirlo, ma l'idea di utilizzare Tommy Young in questo modo ci sembra la peggiore nella storia dell'All-Star Game. Ora capisco, finalmente. So che cosa Wembley si aspetta da me nello splendido incontro che oggi stiamo disputando. Fly ball! Sta ora per ricominciare il gioco. Il lanciatore è Marvin Hill dei Condor. Ecco che manda i consueti segnali. Peter Kazan, il battitore, naturalmente mirerà a destra. Marvin Hill si concentra e prende posizione. Ecco che sta per tirare. Lanciata! Ball! Per un motivo che possiamo immaginare, la traiettoria della palla è deviata notevolmente verso destra. Notiamo del nervosismo da parte di Marvin Hill. Forse non è soddisfatto dell'entrata di Tommy. D'altra parte è stato un ordine di Oscar Klein. Wembley non ha scommesso solo su Tommy, anche su di me. Sarà ben concentrato, Marvin Hill. Ora prende posizione per lanciare la seconda palla. La seconda palla è stata lanciata. Ah! Strike! La palla leggermente alta va verso l'esterno. Forse Kazan ha mirato troppo a destra. Ora Rip Ferris prende posizione. Ha di certo intenzione di colpire violentemente. Marvin Hill controlla attentamente il segnale per la terza base. Eccolo in posizione per la terza palla. Kazan è al massimo della concentrazione. Il tira la terza palla. La prendo. L'ha colpita, ehi, va direttamente verso destra. L'ha colpita, va da destra. Conosciamo Ferris come un corridore molto veloce. È arrivato il momento della verità. A questo punto il destino di questa giornata è affidato alle tue mani, Tommy. Tommy, ti ordino di entrare. Tommy Young prende posizione in campo. Wembley, lo farò. Non ho altra scelta. È l'unica possibilità che mi resta, perché questo sia il mio vero ritorno. Il pubblico sta trattenendo il respiro. Pre-
presa! Tommy Young ha preso la palla! Ferris sta correndo verso... Adesso soltanto la mia mano destra può decidere! Tommy ha lanciato la palla con la destra! Yeah.